in greco uguale 3,14159265358 9 eccetera eccetera. Ciao Paperino. Dove ti trovi? Nel paese della matematica. Beh, è un paese di grandi avventure. Ma who are you? Chi sono? Lo spirito d'avventura, appunto. That's for me. What's next? Ti porterò a fare un viaggio tra le meraviglie della matematica. That's for all times. No, la matematica non è solo roba da sgobboni, come dici tu. A te piace la musica? Beh, senza gli sgobboni la musica non esisterebbe. Vieni, trasferiamoci nell'antica Grecia, ai tempi di Pitagora, il capostipite di tutti gli sgobboni. Pythagoras? Sì, Pitagora, padre della matematica e della musica. Oh, troverai la matematica nei luoghi più impensati. Attento. Per prima cosa ci vuole una corda. Tendiamola per Benino. Pizzichiamola. Ora dividiamola a metà. Pizzica di nuovo. Sentito? Lo stesso tono, ma un'ottava più alta. Dividiamo il resto. E poi ancora. Pitagora scoprì che l'ottava era in rapporto di 2 a 1 con la lunghezza della corda. Un semplice calcolo frazionario lo portò a questo risultato. E da questa armonia di numeri è derivata la nostra scala musicale. Pitagora comunicava regolarmente le sue scoperte ai colleghi di una confraternita di sgobboni, come li chiami tu, che si chiamavano appunto pitagorici. Si riunivano in segreto per discutere le loro scoperte matematiche. Solo gli iniziati erano ammessi. Avevano per simbolo la stella a 5 punte. Vediamo qual è l'argomento della discussione di oggi. Thank you.
Pratt-ta-da-da! Adesso che sei membro onorario della società dei pitagorici, posso svelarti i segreti della stella a cinque punte. Ecco, guarda. I due segmenti più brevi, sommati, danno il terzo, il quale a sua volta contiene le magiche proporzioni della famosa sezione aurea. La somma del secondo e del terzo segmento dà come risultato la lunghezza del quarto e di nuovo ci riporta alla sezione aurea. Ma questo non è che il principio. Nella stella a cinque punte è contenuto il segreto della costruzione del rettangolo aureo, che i greci apprezzavano sia per le sue magnifiche proporzioni che per le sue qualità magiche. La stella contiene una serie pressoché infinita di rettangoli aurei. È una figura geometrica affascinante. Può riprodursi matematicamente un infinito numero di volte. Tutti questi rettangoli hanno le medesime proporzioni. Questa figura contiene anche una spirale che ripete all'infinito le proporzioni della sezione aurea. Per gli antichi greci il rettangolo aureo era il principio matematico della bellezza. Lo ritroviamo infatti nell'architettura classica. Il Partenone, il più celebre monumento dell'architettura ellenica, contiene molti rettangoli aurei. Proporzioni auree si ritrovano nella scultura greca. Nei secoli successivi il rettangolo aureo continuò ad essere la quintessenza della perfezione architettonica in tutto il mondo occidentale. La cattedrale di Notre Dame ce ne dà un esempio. I pittori del Rinascimento conoscevano bene il magico segreto. E a tutt'oggi il rettangolo aureo ha un posto importante nella nostra cultura. I pittori moderni hanno a loro volta riscoperto la magia delle sue proporzioni. Anzi, la vita stessa, la natura, tiene conto di esso. Boy, oh boy, oh boy! This is not magic! I don't make magic through figures like that! Ah, Paperino! Get me quiet! No, no! I'm the old proportion! Tu sei un po' diverso. Temo proprio che non ce la farai. Beh, non tutti siamo matematicamente perfetti. Oh, yeah? Yeah, I knew I could do it. Bravo, Paperino. Non sei il solo ad avere delle proporzioni, diciamo così, pentagonali. La natura si serve della stessa figura geometrica. Ecco la petunia. Il fiore di gelsomino. La stella marina, il fiore d'arancio. Le opere della natura che a buon diritto fanno parte della società pitagorica della stella a cinque punte si possono contare letteralmente a migliaia. La natura ha sempre una sua logica matematica. Ma ricorda, Paperino, che in matematica esiste il concetto di infinito.
Le magiche proporzioni della sezione aurea si ritrovano ancora in molte spirali naturali. La profusione di forme geometriche nella natura conferma le parole di Pitagora. Tutto è disposto secondo numeri e forme matematiche. Infatti abbiamo visto che la matematica è parte integrante della musica, dell'arte, di quasi tutte le manifestazioni della natura. E come avevano intuito i greci, le regole sono sempre le stesse. Calma, Paperino, e vedrai che la matematica entra anche nei giochi. Games? Oh boy! Cominciamo con un gioco che si fa su una tavola a quadri bianchi e neri. Checkers? No, non la dama, gli scacchi. Chess? Sì, gli scacchi, cioè una gara matematica fra due cervelli. È un gioco praticato da secoli da nobili e plebei. Inoltre, Lewis Carroll, egregio matematico e scrittore di favole, si servì di una scacchiera come ambiente per la sua celebre fiaba Attraverso lo specchio. In essa Alice si trova alle prese con i pezzi di un gioco di scacchi. Santo cielo, cos'è questo coso? Può fare il mondo, sembra una pedina perduta. Anche. Dice di essere Paperino. Inaudito. Forse è un'altra Alice. Alice? No, è una pedina perduta. Una pedina? Prendete quella pedina! Adesso puoi osservare il gioco da un punto di vista meno pericoloso. Gli scacchi sono un gioco di calcoli strategici e poiché la scacchiera è una forma geometrica, le mosse seguono delle regole matematiche. Scacco matto, e la partita è finita. That's very interesting. What's next? Sì, anche gli altri giochi hanno un fondamento geometrico. Il campo di baseball è un rombo. Oh, boy! E senza la matematica non potremmo nemmeno tenere il conto dei punti. Il rugby si gioca su un rettangolo tagliato da una serie di linee parallele. La pallacanestro invece è basata su una combinazione di circoli. Perfino questo gioco infantile si serve di una serie di quadrangoli. C'è anche un gioco da grandi, il cui campo è costituito da due quadrati regolari e che si serve di tre sfere e di una serie infinita di angoli. In altre parole, il biliardo. Oh, tu conosci il gioco, vero, Paperino? Of course.
The two girls have to take care of the two girls. Now this. Beh, vediamo se questo giocatore di carambola a tre sponde si serve della stecca un po' meglio di me. Esatto, tre sponde. La prima palla deve colpire la seconda, poi toccare tre sponde e infine colpire la terza palla. Uno, due, tre. Si debbono conoscere tutti gli angoli. Invece scorrere lungo la sponda. Questi colpi complicati richiedono molto esercizio. Uno, due, tre. Certo che c'entra la matematica. Il giocatore calcola mentalmente ogni colpo. Potrebbe giocare così, ma ci vorrebbe molta fortuna. Si può fare di meglio. A questo scopo egli si serve degli indici segnati sulla sponda del biliardo. In primo luogo calcola l'angolo naturale per colpire le altre due palle, così vede che la sua palla deve rimbalzare all'altezza dell'indice numero 3. Poi si prepara a giocare e osserva il numero di posizione della stecca, che però va letto su un'altra serie di indici. No, Paperino, non è difficile, è solo questione di pratica. Attento, posizione di stecca 4, una semplice sottrazione, 4 meno 3, 1. Quindi, se il giocatore manda la palla verso l'indice numero 1, dovrebbe farcela. È un metodo schematico che va integrato col cervello e la pratica. Angolo naturale, 2, posizione della stecca, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 meno 2 fa 1,5. Quindi la palla deve colpire la sponda a metà fra il primo e il secondo indice. No, no, Paperino, in matematica non si tira mai a indovinare, è semplicissimo. Angolo naturale, 2. Posizione della stecca, 3,5. Quanto fa 3,5 meno 2? 1,5. No, così ti rendi la vita difficile, Paperino.
Bravissimo, Paperino. E ora tieni pronto per il gioco più meraviglioso di tutti. Ok. È un gioco che si svolge nella mente. Oh, ma in che condizioni è la tua mente? Idee antiquate, approssimazioni, falsi concetti, superstizioni, confusione. Per pensare razionalmente bisogna fare una pulizia radicale. Ecco, adesso va un po' meglio. Tutto pulito. Questo gioco si fa con cerchi e triangoli. Pensa a un cerchio perfetto. Un cerchio perfetto. Cerchio perfetto. Perfetto. Bene. Mettici dentro un triangolo e giralo. Ora fai girare il cerchio. E che cosa viene fuori? Esatto, una palla, cioè una sfera. La forma delle cose si scopre prima nella mente. Se tagliamo una fetta di sfera, otteniamo... Bravo, una lente, cioè una calotta sferica. Infatti, tutti gli strumenti ottici sono calcolati matematicamente. Come vedi, Paperino, la matematica non è solo una serie di sterili equazioni. Ma torniamo al nostro circolo col triangolo dentro. Fallo ruzzolare e ottieni una ruota. Il cerchio è alla base delle più importanti invenzioni dell'uomo. La mente può creare le cose più stupefacenti. Se facciamo girare un triangolo, otteniamo un cono. Sezioniamolo e vedremo che il cono è pieno di utilissime forme matematiche. Sezioniamo ancora diverse volte. Le orbite di tutti i corpi celesti sono sezioni coniche. In qualsiasi senso lo si tagli, il cono dà sempre luogo a forme matematiche. Una sezione così ci dà il riflettore di un faro. Una sezione come questa, lo specchio di un telescopio astronomico. Tracciamo una linea su un cono e otterremo un trapano. Oppure una molla. Molla uguale orologio. Numero, prego. Tutte le conquiste scientifiche dell'uomo hanno avuto origine da concezioni astratte formulatesi nella mente. La mente umana, se usata razionalmente, non conosce limiti. Pensa alla stella pitagorica, Paperino. Ora metticene un'altra dentro, e poi una terza, e una quarta. Non c'è matita che possa disegnare finemente come l'immaginazione, né carta tanto grande da contenerla. Infatti, è solo nella mente che si può concepire la nozione di infinito. Il pensiero matematico ha aperto tutte le porte del progresso scientifico. Ogni scoperta ne porta con sé molte altre, in una catena infinita. Non ti agitare, Paperino. Sono chiuse perché sono le porte del futuro e c'è una sola chiave per aprirle. Bravo, la matematica.
Dietro quelle porte sono chiusi gli infiniti tesori del sapere. Col tempo esse si apriranno sotto la spinta della curiosità e dello spirito indagatore delle future generazioni. Come diceva Galileo, la matematica è l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo.